Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Il video di oggi è il volume 2, diciamo, per usare un termine alla Kill Bill, del video della volta scorsa. Quindi, se la volta scorsa vi ho mostrato come dipingere un'armatura argentata utilizzando True Metallic Metal, ovvero colori metallici, quest'oggi vi mostrerò come dipingere un'armatura dorata utilizzando i colori metallici. È inutile star qui a dire cose, giri di parole, stappiamo le boccette e iniziamo. Buona lì. E questo è il nostro Liberator che userò per mostrarvi come dipingere un'armatura dorata utilizzando il True Metallic Metal. Mi concentrerò in particolare qui sul pettorale, che è una zona abbastanza ampia e utile per farvi vedere tutte le cose che ho in mente. Prima cosa da fare, come sempre, ovviamente, partendo da primer nero quando si lavora con i metallici, come già detto nello scorso video, è il colore di base, che sarà per questo Stormcast il Retributor Armor. Come sempre, due passate diluite sono meglio di una spessa, quindi stendetene una prima, aspettate che asciughi e fate una seconda passata. Io qui ho applicato il colore di base solo sul pettorale, perché voglio farvi vedere il dettaglio, nel dettaglio appunto. Se però state dipingendo un'armata di Stormcast piuttosto che un'unità di Sanguinary Guard degli Angeli Sanguinari, il mio consiglio è quello di prendervi la bombolettona di Retributor Armor e sprayare tutto, così almeno avete il colore di base su tutto il modello. Quello che facciamo adesso è applicare una lavatura, ovvero il Raglan Flash Shade, che a me piace particolarmente perché dà all'oro un tono molto caldo. Alt! Lo so benissimo che adesso qui state lanciando oggetti verso lo schermo del vostro computer o tablet o comunque qualunque cosa state guardando questo video, dicendo: ma Doc, cosa stai facendo? Perché applichi una lavatura su una superficie liscia? Calma, c'è un motivo. Lo vedete poi nel dettaglio. Comunque, in breve, è che io uso la lavatura, in questo caso ovviamente, come guida. Nel senso che mi aiuta a capire bene dove mettere le luci, dove mettere le ombre. Comunque, andate avanti che c'è tutto, non vi preoccupate. E questo è il risultato dopo la lavatura di Raglan Flash Shade, quindi un oro bello caldo con un tono bello rossiccio che a me personalmente piace un sacco. Quello che facciamo adesso è iniziare a lavoricchiare con luce e ombre. Iniziando quindi dalle luci, applico uno strato di Auric Armor Gold, soprattutto sulle zone in cui la luce si riflette. Come già detto la volta scorsa nel tutorial sull'armatura argentata, guardate sempre la miniatura mettendola sotto una luce zenitale, diciamo così. In questo modo capirete precisamente dove deve cadere la luce. Quindi in questo caso cadrà sulla parte superiore dei due pettorali, lungo questa piega e sul collare, diciamo così. Quindi queste qui sono le zone in cui applicherò la prima luce. E dopo aver giocato con qualche lumeggiatura di Auric Armor Gold, vedete che l'oro inizia a essere più brillante. Però pecca ancora un po' di profondità. Cosa facciamo adesso quindi per aumentare un pochino i contrasti sull'oro? Semplice, giochiamo con le velature e utilizzerò il Dumbal Brown, che concentrerò sulle parti opposte a quelle che abbiamo lumeggiato in precedenza. Quindi, qui sotto. Qui in basso. E lungo la parte interna del collare.
Questo è il risultato dopo le velature di Dumbal Brown. Ora resta un'ultima cosa da fare, ovvero applicare un'ultima lumeggiatura estrema, quasi un edge highlight, quindi quasi una profilatura, con il Liberator Gold, l'oro più acceso che ci sia nella gamma GV. E dopo l'ultima lumeggiatura, questo è il risultato finale. Bene, e con questo abbiamo finito questa miniserie, diciamo così, sul True Metallic Metal. Ovviamente, se avete richieste, consigli, pareri, qualunque altra cosa vi venga in mente, approfondimenti, commento qui sotto, come al solito. Cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche sui nostri video, seguiteci su Facebook, Instagram e come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo. Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.